Buonasera cari telespettatori, questa sera siamo in compagnia del generale di divisione Maurizio Stefanizzi, comandante Legione Carabinieri Campania. Buonasera signor generale, come buonasera sta? Buonasera a lei e ai telespettatori. È sempre per me un piacere, anzi un piacerissimo, è un grande onore riceverla. Ecco, proprio mi sento così, proprio felice. Allora, signor generale, iniziamo la nostra chiacchierata, la nostra intervista e vorrei omaggiare, per la verità, iniziare la nostra intervista con il ricordo di un carabiniere che purtroppo ci ha lasciato, era in servizio, era in missione fuori in Congo, era a protezione di un diplomatico e ha perso la vita in un attentato, l'abbiamo seguito tutti e mi dispiace proprio tantissimo, veramente tanto. Questo, il diplomatico aveva 43 anni, lascia moglie e tre bimbe, ma il Vittorio Iacovacci, è il nome del carabiniere, era giovanissimo, avrebbe compiuto a marzo 31 anni e sarebbe ritornato a giugno dalla missione all'estero per sposarsi, casa pronta, tutto pronto. È veramente, diciamo, per me è stato un grande dolore. Ecco, apparteneva al 13° reggimento Carabinieri Friuli Venezia Giulia, che è un reggimento proprio preparato, addestrato per queste missioni all'estero e se non ricordo male, anche se sono diversamente giovane, di questo reggimento facevano parte anche i 12 carabinieri che morirono a Nassiriya il 12 novembre del 2003. Alcuni di quelli facevano parte del reggimento di Gorizia, in realtà il reggimento di Gorizia, come lei ha correttamente detto, insieme a quello di Laives, il settimo, e ai paracadutisti, il nostro reggimento paracadutisti, sì, si occupano, la seconda brigata mobile di proiezioni all'estero, noi si occupano proprio delle operazioni più pericolose all'estero e in particolare il settimo e il tredicesimo, quindi Gorizia in questo caso e Laives, di protezione dei nostri diplomatici, delle nostre ambasciate. Quelle più a rischio vanno addirittura i paracadutisti. Certo. In questo caso c'era il reggimento, quindi svolgono un'attività addestrativa elitaria, molto molto impegnativa e sono all'altezza del compito. Dispiace che sia successo, è l'ennesimo sacrificio dato dall'Italia per portare pace e benessere nel mondo. Se mi consente, visto che lei ha citato questi due personaggi straordinari, vedere degli italiani come il nostro ambasciatore giovane con tre figlie che aveva sposato peraltro una straniera conosciuta proprio nell'attività diplomatica in Nord Africa prima di andare in Congo è una cosa bellissima, un cuore grande, no? Perché l'attività svolta anche in patria è sempre stata diretta a essere vicino alle persone che hanno bisogno. Ora, la moglie faceva la stessa anche cosa. Anche la signora. Ci sono state immagini che credo siano rimaste nel cuore degli italiani, oltre che di noi carabinieri, come una delle bambine in braccio a un nostro carabiniere proprio di Gorizia durante i funerali. Però, mi perdoni, noi da questo sacrificio, ennesimo sacrificio di questi due uomini straordinari, l'ambasciatore ovviamente che aveva la leadership in un paese difficile che ha messo a repentaglio la sua vita per fare del bene, poteva anche non farlo, ecco, nessuno lo obbligava a fare certo quello che ha fatto. E il nostro carabiniere, dico, sono gli ennesimi esempi che ci devono pungolare, io lo dico sempre ai miei carabinieri, ad andare avanti, a rendere omaggio col lavoro di ogni giorno, con la serietà, l'impegno, il sacrificio di ogni giorno a questi ragazzi, a queste persone straordinarie che hanno dato la vita per la patria e per dei valori che trascendono a volte anche la semplice idea di patria, perché qui siamo in un contesto diverso, straniero, e si cercava di portare benessere a dei bambini in particolare in questo caso. Quindi una cosa molto molto bella. Ci si rende conto di quante cose abbiamo noi quando vediamo quei filmati, veramente. Io non per far polemica, ma vorrei capire come mai non avevano scorta, non avevano il blindato. La moglie che ha sentito il diplomatico ha detto che era sereno, cioè doveva essere una cosa semplice, e dice sarà stato tradito. Sarà stato venduto. Che cosa sia successo adesso... non è ancora chiaro, però insomma sono cose che colpiscono. Guardi, perché quello era andato a sereno. I contorni della vicenda speriamo che si chiariscano, ci sono anche dei nostri militari del ROS che stanno indagando, l'autorità giudiziaria di Roma
ovviamente segue la vicenda, questi sono dettagli che purtroppo al momento non conosciamo bene, spero che si faccia luce, però mi consenta di dire che questo nulla toglie, semmai aggiunge al valore di queste persone, che certo. Un diplomatico, pur non avendo scorta, valutando un viaggio tranquillo, non particolarmente esposto al rischio, si metta in prima persona in un convoglio che cerca di portare aiuti umanitari in una zona comunque complicata di un paese terzo nel mondo, è una cosa bellissima. No? Certo. Poteva evitarlo, può darsi, non lo so, vedranno, verificheranno, però, ripeto, questo almeno ai miei occhi nulla toglie, semmai aggiunge. Certo. La voglia di esserci ha impedito importante. Che non ci andasse perché magari non aveva la scorta, perché non aveva pensato, magari qualcun altro non si sarebbe mosso dall'ufficio, avrebbe incaricato qualcun altro, parlo del diplomatico, di andare al suo posto e non avrebbe rischiato in prima persona perché aveva moglie, 3 figli. No, io ho sentito anche qualche sua intervista in vita che gli chiedevano ma come lei ha portato moglie e figli in un paese così complicato, difficile come il Congo. Ha detto sì, perché lui vive la sua vita da diplomatico, come cerchiamo di fare noi da carabinieri, molto più semplicemente e umilmente, come una missione. Certo. Se è quello che dà gioia, che dà vita, che ti fa sentire realizzato, e lo fai. Si accetta tutto, certo. Non pensi alle possibili al conseguenze, pericolo. No, uno non si muove più. Certo. Signor Generale, il nuovo comandante generale dell'arma, Teo Luzzi, nuovo, ha raccolto il testimone da Giovanni Nistri e quindi è al comando dal 16 gennaio 2020. Ha ricordato che dal dopoguerra ad oggi sono 1300 i carabinieri che hanno perso la vita. E lui diceva: forze di polizia, forze armate, corpo dei vigili del fuoco, polizia penitenziaria, insomma hanno pagato un prezzo altissimo. Perciò, dice lui, dobbiamo chiedere, si deve chiedere al governo il riconoscimento della specificità per il comparto difesa e sicurezza. Non si tratta solo di soldi, si tratta proprio di un onore che si deve, ognuno di noi dobbiamo a questi personaggi che mettono a rischio la loro vita, è il massimo che si può dare. Beh, lei ha citato il nostro comandante generale, il generale Luzzi, a cui noi nell'interesse del paese e dell'arma dei carabinieri auguriamo ogni bene, anche perché conosciuto da me personalmente dai tempi dell'Accademia, è una persona straordinaria, di grande cuore, di grandi capacità, peraltro con un nuovo capo di Stato Maggiore che è il mio predecessore qui, quindi alla Legione Campania, il generale Mario Cinque, è una squadra straordinaria che spero, nell'interesse del Paese, ovviamente degli italiani, faccia il meglio per la nostra istituzione, sicuramente lo farà. Certo. Quindi, insomma, è una lui bella sottolineava figura, il visto. Fatto che la specificità del comparto difesa, sicurezza, difesa, sta nei fatti, ecco, il numero dei morti, delle vittime, senza considerare quello dei feriti, delle persone che vengono coinvolte giornalmente, di per sé dà un'idea della diversità certo. del comparto, del pericolo che è inserito, insomma, è connaturato a fare questo tipo di attività da carabiniere, da personale dell'esercito, delle altre forze armate, da poliziotto, da finanziere, insomma. Certo. Le forze armate nell'ultimo anno, oltre a fare queste missioni all'estero, quindi in difesa della pace contro i nemici diciamo, che non vogliono la pace, combattono il Covid, questo nuovo nemico purtroppo che non riesce ad abbandonarci. E non c'è caserma dei carabinieri ed altre caserme che non abbiano allestito qualche cosa per i tamponi, per i vaccini. Noi lunedì scorso siamo andati alla Brigata Bersaglieri Garibaldi, dove c'è il generale Massimiliano IV che io ho intervistato, e hanno messo il primo posto per le vaccinazioni ed è stato, insomma, importante. State facendo tantissimo, mettete a disposizione uomini, mezzi, infermieri, personale medico, paramedico, insomma abbiamo un grande aiuto anche dai carabinieri. Guai se non fosse così, però dico, mi sembra che anche le scelte del nuovo governo vadano in questo senso, sì. Cioè di esaltare le professionalità e, se mi consente con un pizzico di orgoglio, anche le professionalità nel mondo militare, perché certo. La scelta del commissario generale molto, Figliuolo molto, sì. È indicativa e sicuramente
le forze armate, che già facevano moltissimo, credo che faranno ancora di più in quest'ottica di servire il paese, in una emergenza che è un'emergenza globale, quindi assolutamente importante, una guerra. Veramente, una guerra è una guerra. Guerra sottile, infida, veramente, che ci rende nervose, insomma, un po' ci tiene in ansia. Avevo già in un'altra intervista, perché parlo anche di voi, anche in altre interviste, perché lei lo sa, io ci tengo tantissimo, ho parlato dell'allarme che avete dato voi per i vaccini di contrabbando, cioè quelli al di fuori dei canali governativi, e io ho raccomandato ai nostri telespettatori di seguire il vostro suggerimento e di affidarsi solo alle cose governative. Questo vale pure per i farmaci, che avete chiuso tanti siti che producevano farmaci che danno meraviglie contro il Covid, assicurano la salvezza, invece non è così. Io so che i carabinieri, dunque, tre siti internet che da Torino spedivano in tutta Italia farmaci senza sicurezza, giusto così? È giusto. È una grande cosa. Ed è una raccomandazione che in particolare è stata fatta dai nostri reparti speciali che si occupano, in particolare i NAS, e ecco, ovviamente hanno messo in guardia la popolazione dai soliti banditi, diciamo così, che approfittando dell'ansia, della paura che ha la gente, cercano di imbonirla vendendo di tutto di più, perché gli interessi anche economici di una situazione di questo genere sono tantissimi, quindi riuscire a vendere vaccini praticamente fasulli, che se va bene sono innocui certo, e se va male sono dannosi, è una delle attività che qualcuno ha posto in essere, ma è successo certo, per le mascherine, è successo per i tamponi all'epoca, insomma, quando ci sono fenomeni che interessano praticamente in questo caso la totalità della popolazione, c'è sempre gente che pensa di ricavare i famosi sciacalli, il proprio furbetti, utile, certo, esattamente, a discapito della salute dei cittadini. Certo. Quindi bisogna fare molta attenzione e fidarsi delle autorità. Perché le truffe, proprio come si dice a Roma, vanno a tutta gallara. Non so se ha notato, proprio c'è un esubero di queste cose. A proposito di questo, ci sono sempre i carabinieri, voi avete scoperto i furbetti del vaccino. È stato scoperto da un impiegato dell'ASL di Salerno che ha denunciato ai carabinieri. A Salerno c'è una procura importantissima, la procura di Salerno, c'è il procura Giuseppe Borrelli, che è stato tante volte mio ospite, che io saluto con affetto e stima, è stato tanti anni alla DDA, e si stanno rendendo conto di questo fatto, che danno i vaccini, iniettano vaccini a persone che non hanno diritto. Noi sappiamo che c'è un calendario, ci sono prima gli anziani, non guardi me, gli anziani, poi così, e a degrado, io sarò una delle ultime per gioventù, insomma bisogna seguire, invece questi sono i furbetti e se lo fanno prima, quindi è un'importante scoperta. Questo è un malcostume, mi lasci dire, un po' nazionale, questa caratteristica di cercare di saltare le file, no? è un po' insito nella nostra natura. Però insomma è disdicevole oggettivamente. Ma davvero? Però perché lei è diversamente giovane, anzi io direi lei è giovane, però io che sono anziano e faccio pure il carabiniere, certo, sì, ancora non sono stato vaccinato e attendo con disciplina il mio turno e aspetto che la regione dia la possibilità anche a noi forze dell'ordine di poter vaccinarci. È una cosa veramente, come ha detto lei, disdicevole. I furbetti del vaccino, anticamente qualche anno fa c'erano i furbetti del cartellino, se lo ricorda? Come no? Quelli che obliteravano. Io in un'intervista a Vidi, non me lo posso mai dimenticare, un filmato riuscii a beccare, c'era questo filmato, di una persona che senza decoro, ecco, obliterava con le mutande. Sì, sì. Perché la casa era vicino, dice che perdo a fare tempo a vestirmi, dice devo andare a letto, devo andare a fare la spesa. È una cosa terribile, se le inventano tutte. Carabinieri sempre del NAS, criticità strutturali ed organizzative in molte guardie mediche, che dovrebbero essere il massimo del pulito, sanitario, niente, locali inadeguati, farmaci scaduti, assenza di misure anti-Covid per gli stessi operatori sanitari. Questo sarà andato sicuramente colonnello Vincenzo Marisca, lei conosce quel... Sì, sì, certo. Bravissimo.
bravissimo, del gruppo, bravo. Del gruppo NAS di Napoli. Però queste sono cose, ahimè, che succedono anche nell'ordinario, quindi l'intervento del nostro reparto specializzato nel settore è dovuto e doveroso, diciamo, perché nel campo della sanità il Paese investe tantissime risorse e queste risorse devono avere un ritorno positivo, certo, adeguato alle risorse investite. Quindi i controlli ci sono sempre e, ahimè, spesso verificano delle inadempienze. Quello che però vorrei mettere e sottolineare è che in questo momento si sta cercando, tutte le istituzioni, a partire da quelle militari, di mettersi a disposizione del Paese con le proprie strutture, proprio per superare anche, diciamo così, mancanze un po' croniche del nostro sistema Paese, per far fronte a un'emergenza, farla fronte tutti insieme, con disciplina, ma tutti assieme, con passione, con impegno. Ecco, quindi da qui sembra lo sforzo di tutti, a partire dalle autorità di governo, a noi istituzioni, di metterci a disposizione per fare subito e bene, ecco, questa campagna vaccinale, che è la premessa a un ritorno alla normalità della nostra vita, perché oggettivamente si nota una certa insofferenza ormai anche al rispetto delle regole basilari. Lei, certo, prima dell'inizio della trasmissione parlavamo chi ha visto su Napoli, ma da telegiornali vediamo in tutte le città d'Italia una sorta di non più sopportazione dell'uso della mascherina, gli assembramenti, la voglia di normalità, di vita normale, sì, che incomincia a prendere il sopravvento. Invece è il momento ancora di tenere duro, speriamo ancora per poco, e di andare avanti tutti quanti assieme. E certamente, in questa intervista volevo sottolineare un po' di operazioni, sono tutte di successo, io non ce la faccio, ne devo parlare per forza, perché sono un susseguirsi giornaliero di successo dei carabinieri, non è il fatto che io, diciamo, ami i carabinieri, è proprio uno stato di fatto. Parliamo della DIA, la DIA, vasta operazione della DIA di Napoli, ecco, del centro operativo di Napoli, vasta operazione, 44 arresti, operazione denominata Doma, ecco, un sacco di arresti, operazione riguardava, dunque abbiamo visto i carabinieri dai filmati, elicotteri, le zone diciamo interessate, Caserta, Napoli, Perugia e Salerno. Gli accusati dovranno rispondere di reati, associazione a delinquere, di stampo mafioso, trasferimento fraudolento di valori, estorsione. L'estorsione, non ne parliamo, insomma, è a tutto spiamo in questo periodo. Sono reati, sì. Operazioni in questa importante. Zona, però volevo precisare che la DIA non sono solo carabinieri, la DIA è un, sì, organismo interforze. Noi certo otteniamo dei successi, che fa piacere ottenere anche la cattura, proprio l'altro giorno in Francia, di un pericoloso latitante del clan Mazzarella, un certo Ciriello, arrestato dai carabinieri con la collaborazione dei colleghi francesi. E sta a dare il senso di un impegno costante tutti i giorni, noi come le altre forze di polizia, ma io parto dal presupposto, vede, dottoressa, che possiamo fare sempre di più e meglio, mai fermarsi. Così, no, mai fermarsi, perché sono successi puntuali che danno un senso e anche una soddisfazione a chi opera tutti i giorni, a volte per mesi, le immagini, a volte anche il lavoro di un investigatore fatto non solo di pericolo, ma anche di ascolto spesso di queste intercettazioni, trascrizione, servizi. Quindi a volte a valle e a monte, a valle c'è il risultato, c'è, ma a monte lavoro, c'è un lavoro che dura mesi, anni in qualche circostanza. Quindi questo dà un senso allo sforzo e dà la soddisfazione anche a chi opera e alla gente che ci sia un risultato positivo di da vedere, parte di poter constatare. Però guai a pensare che questo sia sufficiente, dobbiamo fare ancora meglio. Possiamo, perché lei ci vuole bene e ha la tendenza,
a vedere gli aspetti positivi, che sono tantissimi, però bisogna sottolinearli, perché critico, si parla solo di brutto, e sembra sempre che uno non faccia nulla, e invece si deve sottolineare. Io faccio da 15 anni, insomma, mi adopero per questo. Dunque, un'altra bella operazione, quella dei carabinieri del ROS e del NIC, che sarebbe la polizia penitenziaria, il NIC, investigativa centrale, su richiesta della DDA di Napoli, è una cosa che ci riguarda, nei mani dei casalesi, sopra su supermercati e caseifici, e doveva essere, mi pare il nipote di Zagaria che aveva messo le mani su questi supermercati. D'altra parte, insomma, lo sappiamo, la criminalità organizzata sta investendo proprio in beni di prima necessità, sempre per avere il consenso sociale, perché questo proprio è il loro pallino. Quindi anche questa è una bella operazione. Sì, ma questo poi risponde a delle direttive anche date dalle autorità giudiziarie, in particolare la distrettuale di Napoli, perché in questo periodo pandemico, dove molte imprese private hanno difficoltà, si osserva con grande attenzione il fenomeno, per evitare che poi ditte attualmente sane vadano a finire in mani sbagliate. Certo. E quindi è un'attenzione assoluta da parte di tutte le forze di polizia, anche su disposizione dell'autorità giudiziaria. Certo, un'altra bellissima operazione che è stata di recente sulla ASL di Caserta, una vergogna in assoluto. L'operazione si chiama Penelope, perché Penelope tesseva, tessevano bene, tessevano medici, funzionari, dipendenti dell'ASL, imprenditori, ma quello che era è tutto a discapito dei malati, soprattutto i malati psichiatrici. C'è fiumi di denaro verso le strutture private a scapito dell'ASL, mercificazione dei pazienti psichiatrici, mazzette per favorire delle coppe e quant'altro. Ma la cosa che diciamo è disdicevole veramente è che si approfittava dei malati. Hanno preso anche fondi, perché questo era una struttura, un ex, diciamo, bene confiscato. Dunque, le indagini sono sempre molto complesse, a me non sta di dare giudizi etici, noi dobbiamo far rispettare la legge e ovviamente dando il massimo supporto tecnico, a volte anche scientifico, alle attività di indagine che sono dirette dalla magistratura. Quindi ovviamente c'è tutto un mondo, ci sono interessi, lo dicevamo prima, a proposito di quelli che si inseriscono per le difficoltà e nelle difficoltà della pandemia per vendere prodotti che non hanno nessuna valenza o che sono addirittura pericolosi. Ovviamente, siccome il mondo della sanità nel suo complesso, in un paese come il nostro, che cerca di dare assistenza pubblica gratuita alla maggior parte dei propri cittadini, ovviamente comporta un investimento enorme, un fiume di denaro che sia il delinquente comune, ma soprattutto quello organizzato, cerca ovviamente di intercettare, perché lì dove c'è denaro ovviamente c'è interesse ad accaparrarselo. Questo purtroppo è nella natura delle cose. Certo, questo era un bene confiscato che poi è ritornato ai cittadini dopo ben 30 anni, era uno della famiglia Schiavone, e ci avevano messo questo centro di salute mentale. Ma quello che fa male proprio vedere è che ci si approfitti anche dei pazienti, perché anche una ragazza è stata, diciamo, stuprata da uno psicoterapeuta, e noi sappiamo che i pazienti che hanno, diciamo, problemi mentali subiscono l'autorità del proprio medico, sono sotto l'egida proprio completa. Un'altra cosa importantissima, i carabinieri di Caserta sono bravissime, dobbiamo dire la verità. Ogni giorno, quasi quotidianamente, si occupano di operazioni per quanto riguarda la droga. L'altro giorno hanno intercettato un gruppo, una consorteria, molto ben organizzata, piramidale, organizzatissima, prelevavano la droga da Napoli, da Caivano. Ormai Caivano è diventata la nuova Scampia. Caivano noi la conosciamo per altri motivi, la morte di una bimba abusata, gettata dalla finestra, insomma tragedie pazzesche, e hanno sequestrato la bellezza di 8 kg e mezzo di droga.
Beh, i carabinieri di Caserta, come i carabinieri della Campania, cercano di fare il meglio. Adesso non mi faccia dire che sono bravi, ma possono fare di più, Devono fare di più. Lei è incontentabile, fanno No, le non si tratta operazioni di e essere dice sempre accontentati. meglio. Che non si può, guardi, perché noi dobbiamo rispondere all'esigenza di sicurezza della Certo. popolazione. In queste aree, Dio sa quanto è importante che accresca questo senso di sicurezza per consentire che si venga a investire in queste zone bellissime dove c'è gente operosa, gente, che sa il proprio mestiere, c'è una tradizione artigianale millenaria. Quindi ci sono tutte le premesse, noi dobbiamo dare il contributo massimo con tutti i carabinieri della Legione in ogni provincia e in queste particolari di Caserta, Napoli, che forse hanno in qualche parte delle situazioni davvero significative e importanti, bisogna fare sempre di più, perché tutto quello che facciamo deve portarci sì ad ottenere dei risultati, però non crogiolarci poi nel No, facile ma scusi trionfalismo, ma se. fare sempre meglio. Mi perdoni, il mercato della droga è vastissimo in tutto il mondo, anche da queste parti, quindi lì è un pozzo senza fondo, se mi consente di dire. Quindi va bene essere incisivi. Come? Il business per eccellenza della Esattamente. criminalità. Ce ne sono altri, lei ne ha citati, però questo è un classico perché si investe sempre a ragion veduta e c'è sempre un tornaconto, perché ahimè. C'è sempre tanta gente che ne fa uso, quindi dal nostro punto di vista come forze dell'ordine questo dobbiamo fare. Poi i fenomeni vanno affrontati in maniera complessa, non si Certo. risolvono fenomeni di questo genere, come abbiamo detto altre volte, soltanto con la repressione, soltanto con gli arresti, i sequestri, perché si ripetono nel tempo, sempre con maggiore consistenza. Quindi va fatto un contrasto sistemico da parte delle Sì, sì, sì. istituzioni. Noi facciamo il nostro, come lo fanno le altre forze di polizia, come lo fa la magistratura, però anche noi possiamo fare meglio, possiamo fare di più, anche a Caserta. Lei è incontentabile, secondo No, me, non sono un pochetto, un incontentabile, po', ma ma credo che sia quando un normale. carabiniere fa una cosa meravigliosa, un'operazione, che cosa prevale? Cioè lei dice bravo, io la lodo così, no, però può fare di più. No, stiamo parlando di il carabiniere, certamente che fa una cosa, abbiamo avuto carabinieri di grande valore, adesso mi faccia citare sempre qui, siamo a Caserta, il nostro brigadiere Emanuele Reali, l'altro giorno, qualche giorno fa, abbiamo inaugurato con la signora, le bambine, il sindaco e altre autorità, è venuto anche il sindaco di Caserta, ma c'era il sindaco di Piana di Monteverna. Un bellissimo murales, a proposito di murales, tanto in voga in questo periodo, dedicato al nostro ragazzo. Quindi ci mancherebbe altro. Chi merita va premiato, va accontentato nelle sue aspirazioni, va sostenuto. Però io parlo dei risultati di una istituzione come l'arma, che in un territorio come questo, mi consenta di dire, non è che si può beare perché ha fatto un sequestro di 8 kg di Certo, no, ma io stupefacenti. Ma scherzavo. anche se fossero state 8 tonnellate, fa Certo. piacere, è una tappa conseguita nel contrasto, sono 8 kg in questo caso che non vanno a avvelenare i nostri ragazzi o i nostri concittadini e sono bruciati e distrutti. Però non basta questo, bisogna continuare e fare sempre di più e meglio. Certo, io Ecco. lo dico sempre di non incamminarsi, non entrare in questo tunnel perché poi dopo è difficile uscirne e in questo periodo di pandemia sta andando molto perché le scuole sono chiuse, le piscine, le cose non ci sono, sono per strada i ragazzi e quindi sono più obbligati. Ma quello che mi colpisce della droga è che le studiano tutte come mezzo, cioè dove nasconderlo, chi lo nasconde sotto al letto, chi nel bagno, chi nello sciacquone. È una cosa terribile. Uno, un bambino nello zainetto della scuola. L'ultima che ho trovato, nel vano ascensore a Castello di Cisterna. Vanno ascensore, uno prende l'ascensore, no, ci trova una pistola e 90 dosi di cocaina, hashish, nel vano ascensore. Cioè, anche i tassì.
Anche i tassisti. Beh, la fantasia campana, se mi consenti. Sì. Napoli in questo è capitale. È fervida fantasia. Perché a Napoli i miei carabinieri in questo settore hanno fatto esperienze le più variegate. Certo. Però, ripeto, la cosa che deve risultare chiara è che noi come carabinieri cerchiamo di dare il massimo. Adesso, poi c'è sempre qualcuno, a volte anche tra noi, certo, che sbaglia, che devia, però l'istituzione è al servizio dei nostri concittadini. Quindi tutto quello che si fa, se si fa con passione, con amore, non è mai sufficiente per questo, perché, come dice una famosa canzone, si può dare di più, sempre si può dare di più. Quella l'hanno scritta per lei, secondo me. No, non l'ho scritta io. Perché mi piacerebbe averla scritta, però quando si è in questi settori in cui conta la passione, il cuore, il senso del dovere nei confronti degli altri, soprattutto dei più deboli, di chi ha bisogno, si può fare sempre di più, non c'è dubbio. Vero. E quindi per questo dico sempre che bene fanno i miei carabinieri a Caserta, come a Salerno, come a Napoli, e soprattutto in certe aree, però dobbiamo capire come fare ancora di più e meglio. Va bene. Signor Generale, parliamo dei carabinieri forestali. Hanno fatto una bellissima operazione. Hanno scoperto a Cerra sempre rifiuti speciali, anche a Giuliana addirittura c'era un manufatto in lamiera che conteneva rifiuti speciali. Il fatto è che ancora oggi noi che abbiamo sofferto tanto a Caserta, si chiamava Terra Felix anticamente, anziché di essere Terra Felix, adesso abbiamo tante problematiche da tanto tempo. Perché c'è stato quello che c'è stato, le scoperte che abbiamo fatto, e ci sono gli imprenditori che ancora insistono, ecco, per risparmiare sui rifiuti, per lo smaltimento di rifiuti, perché esiste un prezzo per lo smaltimento di rifiuti, loro vogliono risparmiare, e allora che fanno? Sotterrano, e noi poi mangiamo, perché le bonifiche, lei me lo insegna, lo sa, vanno a rilento, perché non ci sono soldi e quindi vanno molto a rilento. Fatto è che non solo ci sono rifiuti speciali, rifiuti urbani, ma ci sono anche rifiuti industriali, lo dice sempre quel sacerdote che adesso non ricordo, di Caivano, che dice sempre, ma dove vanno a finire questi rifiuti industriali? Dove vanno a finire? Ce ne sono 6.000 e più, e vanno a finire sottoterra, perché i bruciatori non li bruciano, gli inceneritori non li bruciano. Ecco, e così succede che nel nostro sangue si trovano tracce di arsenico, cadmio, mercurio, piombo. Ecco, come si deve fare a far capire agli imprenditori, se forse con la sua autorità ci riesce, a non mettere sotto il terreno, perché poi dopo ci si coltiva e noi mangiamo queste schifezze. Adesso lungi da me da voler colpevolizzare una categoria, no, quella alcuni degli imprenditori che sono necessari allo sviluppo del paese, a dare lavoro alla gente. Sì. Però ovviamente anche in questo settore si deve, si può fare moltissimo, peraltro l'arma dei carabinieri, lei lo ricordava con i carabinieri forestali, ma l'arma dei carabinieri si connota ormai un po' in tutto il mondo come la forza di polizia che ha una competenza enorme e anche un numero di persone dedicate consistente per quanto riguarda l'ambiente, perché ovviamente avevamo già reparti iper specializzati come il NOE, che tutela proprio l'ambiente da sempre, il tutela patrimonio culturale, che tutela un particolare ambiente, quello storico, architettonico, paesaggistico. Poi ovviamente ci sono i NAS per alcuni aspetti, e adesso anche ormai da diversi anni, dal 1 gennaio 2017, anche i carabinieri forestali. Quindi l'attenzione che l'arma dedica al comparto dell'ambiente è veramente importante. Le dico la verità, io sono molto soddisfatto di questo, perché è una sensibilità che anche gli italiani stanno sempre più acquisendo. Quello. Certo. Io sono ottimista in questo. Hanno capito, vedo, che ambiente vedo, e salute è la stessa Lo vedo cosa. Dalla raccolta dei rifiuti, io vedo le mie nipotine che fanno grande attenzione a mettere nel contenitore giusto la carta piuttosto che il vetro, ed è una cosa che da bambini noi non facevamo, no? Oggettivamente. Certo. Quindi voglio dire, la crescita culturale del paese è in atto.
Noi come forze di polizia ci occupiamo degli aspetti repressivi e preventivi, perché andiamo continuamente, non solo noi, anche altre forze di polizia, ma noi in particolare a controllare poi gli scarichi, i rifiuti, però c'è sempre qualcuno, lo dicevamo prima, che il non furbetto. Ha proprio una coscienza pulita e che se ne infischia dei problemi che saranno poi di altri e cerca di invece di conseguire un benessere immediato, illegittimo, illecito in qualche caso, che noi cerchiamo di contrastare. Certo che voi con la vostra azione di pungolare anche la coscienza, insomma oggi il cittadino ha capito che salute e ambiente sono legati, perché prima questo diciamo non si capiva, adesso hanno preso coscienza che poi ci siano i furbetti e quelli ci sono, ecco, e quelli vanno diciamo andrebbero proprio redarguiti diciamo alla grande. Volevo parlare con lei tiene molto ai ragazzi, ha molta cura dei giovani, ecco, tra i minorenni ci sono adesso a Napoli molte, o a parte le stese, forse si sono un po' calmate, ma i ragazzi di 13-17 anni ci ha dato un allarme il prefetto Valentini di Napoli, il quale ha detto insomma bisogna provvedere per questi ragazzi, perché adesso con la pandemia le scuole chiuse, palestre chiuse, oratori ormai sono diminuiti, i ragazzi stanno più facilmente per strada e molti a Napoli di questi ragazzini di 13-17 anni vanno armati, vanno con coltelli, coltellini e succedono, si azzuffano. E lui ha fatto come si chiama, quella riunione dell'ordine della sicurezza. Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. E ha riunito un po', e c'era il presidente del tribunale, Patrizia Esposito, il presidente, il procuratore capo della procura dei minori, Maria De Lutzenberg, e ha detto ci vuole tanta prevenzione. E ha detto la prevenzione sociale è affidata anche alle forze dell'ordine. Sì, noi in questo facciamo molto, però mi consenta di dire che proprio per i minori la prevenzione deve essere veramente sociale, non possono essere soltanto le forze dell'ordine, no, i carabinieri, la polizia o chi presi. Certamente noi interveniamo in questo settore spesso quando le cose già si sono verificate. Cerchiamo di intervenire a monte, quindi di prevenire, andando nelle scuole, parlando, cercando di dare un contributo alla crescita culturale, morale, etica, direi, dei nostri ragazzi. In questo periodo però non è semplicissimo, perché le scuole spesso sono chiuse, c'è la didattica a distanza, qualche volta cerchiamo di intervenire anche con collegamenti a distanza, però e proprio il problema dell'abbandono, ecco, dello studio obbligatorio, no? Da parte dei ragazzi, soprattutto nell'internat napoletano, è un fenomeno veramente allarmante. E abbiamo avuto casi molto dolorosi, no? Di ragazzi minori che con armi hanno tentato rapine, in qualche caso hanno conseguito poi purtroppo la reazione di qualcuno e qualcuno è deceduto di queste. Questi ragazzi, no? Ci sono casi noti, quindi è un fenomeno che va attenzionato, bene ha fatto il prefetto Valentini a ovviamente coinvolgere tutte più o meno le istituzioni che si occupano di repressione, autorità giudiziarie, forze dell'ordine, ma anche quelle che si devono occupare di prevenzione, soprattutto poi la scuola, non disgiunta dalla famiglia, ma la famiglia cellula. Spesso qualche volta è la causa in qualche contesto, quindi c'è tutta un'azione di supporto, di crescita, dove intervengono anche, se mi consente, lei le ha citate prima, i parroci, ci abbiamo dei parroci che sono straordinari, che intervengono per far crescere moralmente, culturalmente anche le famiglie. Perché se poi certe cose non sono giudicate con disvalore nell'ambito della famiglia, i ragazzi crescono nella convinzione che fare la rapina, prendersi 200 euro, normale. Il portafoglio al turista per caso, sia una cosa tutto sommato. Io lo dico sempre, la prima cosa è la famiglia. Anticamente si diceva seminarium rei publice, è la prima cosa, la prima famiglia. Non si può pretendere dallo Stato, prima dello Stato c'è la famiglia, poi c'è la scuola. Però ci sono famiglie che soffrono, ecco, in questo caso l'azione deve essere
è difficile proprio per questo, è un'azione complessa, difficile, che non può essere poi basata soltanto su aiuti economici, certo, perché la crescita culturale è quella più impegnativa e anche forse più difficile da conseguire, ci vogliono comportamenti di un certo tipo positivi perpetuati nel tempo, con coerenza da parte di tutte le agenzie che agiscono sul minore, no? Quindi certo. La famiglia in primis, la scuola, la parrocchia, le altre istituzioni che intervengono nel mondo della crescita del ragazzo. No? Ma soprattutto vorrei che lei dicesse l'importanza della denuncia, perché molte volte il tribunale, le forze dell'ordine vorrebbero intervenire, ma se non sono messe al corrente, se non sanno come intervengono, bisogna denunciare queste cose. Questo sì, ma questo dappertutto, perché ovviamente è uno dei fattori che peraltro indicano la crescita culturale, perché se uno poi non sopporta più le angherie, se uno non abbassa la testa di fronte ai soprusi e incomincia a denunciare, ovviamente facilita il contrasto alla gentaglia, no? Certo. Perché se io invece sopporto, assecondo, non dico niente per non avere problemi e quant'altro, ovviamente gli facilito la vita e continuerò certo. a subire per tutta normale, la vita. È normale, è normale. Ma questo fa parte di quella crescita culturale che bisogna costruire sopra. Tutti quanti assieme, perché certo. se poi quello che si ribella non viene diciamo tutelato, supportato, e allora alla fine dice, allora ha fatto male, era meglio se abbassava la testa, quindi dobbiamo fare molta attenzione. Sarei stato più tranquillo, ho capito. No, comunque, non è così, le istituzioni sono molto vicine a chi collabora, diciamo così, a chi fa il cittadino, certo, non che collabori, non è qui che siamo collaborazionisti o meno. Certo. Si tratta di essere cittadini italiani, bravo, cittadini che hanno dei doveri e hanno ovviamente anche dei diritti. Dei diritti e dei valori soprattutto. Comunque il prefetto Valentini ha fatto bene a sottolineare questo periodo di grande crisi dei giovani, dei ragazzi, i minori, ne ha parlato anche c'è stata l'inaugurazione dell'anno giudiziario sia a Napoli ma prima a Roma, e il primo presidente della Cassazione ha detto preoccupiamoci di bambini. Di recente proprio a Castel Volturno c'è stata una tragedia di un bambino di 2 anni, la mamma era straniera ed era un'operatrice sanitaria, affidava il bambino di 2 anni al suo compagno, perché il compagno era giardiniere, quindi non era quotidianamente occupato, sicché questo evidentemente, come tutti i bambini, avrà pianto, avrà fatto capricci, questo l'ha ammazzato di botte, ma non ammazzato di botte così, proprio l'ha ammazzato veramente, per davvero, e la mamma poverina l'ha trovata esanime e l'ha portato a Castel Volturno, no, alla Pineta Grande, sì, a Pineta Grande, ma è arrivato già morte. Questo pone proprio l'attenzione su questi bambini, soprattutto sull'importanza, questo è familiare, ma proprio ad Aversa, mi pare, tanti anni fa ci fu un bambino che fu ammazzato di botte, aveva 7 anni, dal compagno della mamma, e la mamma era soggiogata dal compagno e assisteva così, e fu una cosa terribile. Lo ammazzò di botte, ma col manico della scopa. Quindi questi qua proprio sarebbe da metterli in galera e gettare la chiave, perché è veramente doloroso questa cosa. Questo tipo di reati sono sempre odiosi, poi quando si rivolgono a persone deboli, 2 anni, e ai bambini in particolare è una cosa inconcepibile, no? Anche in natura è inconcepibile. Sempre il prefetto Valentini ha adottato 8 misure interdittive antimafia nei settori dell'alberghiero e pubblici servizi, e le imprese interessate sono Napoli, Giuliano e Villa Ricca. Ecco, questo è il risultato di tante indagini e 100 aziende erano interessate ai finanziamenti, quella recovery fund, lo strumento che ci permette di aiutarci un po' in questa crisi economica, quella che il procuratore generale Luigi Rielli ha detto l'assalto alla diligenza. Ecco, come si può fare per evitare questo assalto? Che prevenzione si può adottare? Ma la prevenzione sta nella pianificazione puntuale, precisa, di ogni tipo di attività, e nel controllo poi delle ditte che si accaparreranno i lavori, nel senso che è un discorso che parte da una sorta di prevenzione a monte, ma che deve essere poi seguito in tutto il suo iter, perché come dicevo prima a proposito di altri fenomeni, dove ci sono soldi
dove, siccome, ahimè, i soldi attraggono tutti e in particolare i delinquenti, ovviamente chi vuole accaparrarsene in maniera illecita cerca di aguzzare l'ingegno, a volte cercando anche almeno formalmente di rispettare la legge, i requisiti e poi in realtà facendo un gioco sporco. Quindi sta a tutto l'apparato dello Stato che si occupa del fenomeno di aguzzare l'ingegno, controllare, intensificare, verificare, perché è un'occasione importantissima che il Paese non può perdere, non lo dico io, dicono persone ben più autorevoli di me, e che sono convinto che il Paese non perderà. Io sono un inguaribile ottimista, siamo un grande Paese, una grande nazione con dei valori assolutamente straordinari e condivisi e condivisibili. Ovviamente bisogna essere costanti nel perseguire gli obiettivi migliori, ecco, seguire i migliori, coloro che propongono valori positivi, ecco, certo. Cercare di contrastare sempre più anche noi come forza dell'ordine per quanto riguarda il nostro settore, invece coloro che delinquono, coloro che perseguono dei valori negativi. E certo. Signor Generale, non per dire, dice, ma tu hai la passione per i carabinieri, hai stima infinita dei carabinieri, ma bisogna averla. E l'ultima cosa che le chiedo, così la lascio andare via perché è sempre impegnatissimo. Ha sentito la scoperta delle reti di comunicazione, sempre i carabinieri, rete di comunicazione segreta con il super latitante Matteo Messina Denaro, che è latitante da 28 anni. E si è scoperta, voi avete scoperto, la Stida si sta riorganizzando, Cosa Nostra anche si sta riorganizzando. Ma guardi, la criminalità organizzata in Sicilia, adesso parliamo della Sicilia, dove io pure ho avuto l'onore di prestare servizio, è una terra complicata, difficile, dove la mafia ha avuto colpi durissimi inferti dall'autorità giudiziaria, dalle forze dell'ordine, però... è vero che è un fenomeno che io sono convinto che morirà, come diceva giustamente Falcone, andrà a finire, però ovviamente cerca di ricomporsi, di riciclarsi, è come un serpente a sette teste, se ne taglia una, due, tre, però c'è sempre quell'altra che poi certo. Spunta. E quindi non possiamo noi, come addetti ai lavori, considerare che la lotta sia finita o comunque che siamo... arrivati a un esito quasi scontato. No, bisogna non demordere, ecco, tenere duro e sono convinto che alla fine la spunteremo, non c'è dubbio. Io sono sempre convinto che il bene vinca il male, certo, per una questione sicuro. Bisogna non soltanto così. Religiosa, ma sono convinto di questo. Spetta a noi essere perseveranti e dare il buon esempio. Parlo noi proprio anche che rivestiamo ruoli pubblici, certo. Ecco, che dobbiamo dare l'esempio a tutti di correttezza, di umiltà, di disponibilità, di passione per quello che si fa, che è poi quello che qualifica qualsiasi tipo di lavoro che si faccia, se lo si fa con il cuore, se lo si fa con passione, se lo si fa rispettando gli altri, ecco, questo è già una cifra che ci nobilita tutti, certo. A prescindere che faccio la giornalista, come la fa benissimo lei, faccia il carabiniere, il poliziotto, il magistrato o il netturbino. Insomma, è ma dovrebbero essere tutti come lei, con la speranza e fare le cose con passione. Io lo dico sempre, no, signor Generale, lo dico sempre. Chi fa le cose con passione riesce meglio ed arriva di sicuro, perché trasmette positività. Purtroppo questa è una trasmissione che io faccio sempre con l'intento di avvicinare il cittadino alle istituzioni. E però oggi è molto difficile. Dovrebbero essere tutti come lei, perché c'è corruzione dovunque, cioè qualsiasi, diciamo, si perdono i valori. Allora secondo il cittadino me, si sfiducia, si sfiducia me, e fa un passo me, indietro. Lei fa un tentativo più nobile, lei dice che di avvicinare i cittadini alle istituzioni. In realtà lei cerca di fare il contrario, che è la cosa più bella, è avvicinare le istituzioni ai cittadini. Talvolta la responsabilità di una sorta di mancanza di comunicazione non sta soltanto nella base, sta in chi ha la responsabilità. Ecco, anche le istituzioni vanno interpretate nel senso giusto, nel senso di servizio, no? Di servire il nostro dominus da servus, o da servi, come dicevano i latini, il nostro dominus
e la nostra collettività, la nostra gente, le nostre popolazioni che poi sono fatte di brave persone, gente di cuore, gente operosa. Io penso anche qui alla provincia di Caserta, ma anche alla stessa provincia di Napoli, o località che ho avuto modo di conoscere in questi anni qui in Campania. Gente meravigliosa, ma davvero meravigliosa, fuori dall'ordinario, straordinario nel senso letterale del termine, e che merita la nostra attenzione. Per questo le dico, noi facciamo, forse facciamo tanto, non lo so, non devo dirlo io, ma noi dobbiamo fare di più, perché questa gente merita di più. Questo è il suo motto, fare di più. Ah certo, si può fare sempre di più. Sempre di più, si può fare sempre. Senta, non lo so se è un motto, la penso così. È così è. No, è un, sa quello che dice Cartago dell'Enda Est, un sì, certo. Dunque, allora, signor generale, una curiosità e poi terminiamo. Che fine hanno fatto quei 3 diamanti che sono stati persi a Napoli, al supermercato? Sono stati persi da un signore in un supermercato, mi pare di Via Marina, e lui è andato, ma non era un abitué di questo supermercato, e ha perso un sacchettino. Il responsabile, non il responsabile, uno di coloro che lavorano in questo supermercato l'ha raccolto, e onestamente, anche perché c'erano le telecamere, comunque onestamente non si capiva che erano diamanti, comunque fatto sta, l'ha dato al supermercato. Sono andati ai proprietari, l'hanno aperto, 3 brillanti diamanti del valore quasi di 50.000 euro. Forse un marito che voleva fare un cadeau alla moglie, così noi speriamo. Ecco, fatto sta di questo signore che ha perso questi 3 diamanti. Ma adesso non si ha notizia. Non so come sia andata a finire la vicenda. I diamanti sono stati acquisiti, sequestrati in attesa di poterli restituire. Perché volevano portarli, l'avvocato aveva pensato a quell'ufficio degli oggetti smarriti, ma quelli hanno detto noi non abbiamo la cassetta. Smarriti, adesso nel dettaglio non conosco la situazione, ma si è fatto in genere vivo questo poi, signore? Non so, non le so dire, però si potrebbero far vivere vivi diverse persone, poi bisogna capire chi riesce a dimostrare che oggettivamente quelli sono dei diamanti propri, no? Perché ci potrebbe essere anche il buon tempone che dice no, sono stato io a perderli quel giorno, e invece non risponde. Non è al il vero, legittimo no? proprietario. Occorrerà ovviamente chi ha la responsabilità, adesso non so se siamo noi, se è la polizia, se altre istituzioni, avrà la responsabilità, d'intesa poi con l'autorità giudiziaria, di verificare. Che sia caso, legittimo perché proprietario, perché dalle telecamere potrebbe essere uno smarrimento, potrebbe essere un tentativo di furto, non lo so, ecco. Certo, è un'operazione, è una situazione no, singolare. No, io credo che lei sottolinea, sceglie questi episodi perché lei ha dato un esempio di un cittadino modello, no? Una persona che trova questo sacchetto, poteva metterselo in tasca, uscire, nessuno perché gli avrebbe detto niente, aprirlo dopo, vedere cosa c'era, invece l'ho aperto e lo ha consegnato alle autorità del supermercato, certo, nel centro commerciale, non so cosa fosse. Quindi, e questa è la cosa bella, no? È una cosa positiva. Non c'è dubbio. Allora, io non insisto con altre domande, non mi permetto, perché lei ha già guardato l'orologio. No, perché ha squillato. Io la lascio subito. Va bene. Allora, io la ringrazio per avermi concesso l'intervista. Che dirle? Le auguro buon lavoro, tante cose belle. Lei, dunque, è generale di divisione. Sì. Dunque, nella gerarchia c'è un altro grado d'armata. Sì, generale di corpo d'armata è quello con incarichi speciali. No, incarichi speciali noi abbiamo solo il comandante generale. E quindi ci sono altri 2 passaggi? No, uno solo. Uno solo? Uno solo, sì. Ecco. Perché allora non esiste un grado diverso in Italia da quello di generale, cioè meglio, esiste il generale, in Italia esiste un solo generale che è il capo di Stato Maggiore della Difesa. Quindi, che si chiama generale semplicemente. Allora, quindi solo generale di corpo d'armata? Per noi carabinieri il massimo grado è generale di corpo d'armata, poi il comandante generale che ha un incarico particolare, speciale, ha una stella in più addirittura invece che 3-4, perché ovviamente è il comandante generale. Allora io le auguro 4... La gerarchia militare va sempre per gradum, sì, e non per saltum, però siccome io le voglio bene, la stimo,
le auguro il saltum, il fare il massimo. Io mi auguro, qui i telespettatori non vedono, c'è un mio giovane capitano che comanda la compagnia di Caserta. Mi auguro come carabiniere di poter servire fino all'ultimo giorno del mio servizio al meglio la mia patria, la mia istituzione, e stare vicino al mio personale, ai miei carabinieri, affinché facciano di più e meglio per la gente. Come uomo mi auguro di poter avere le soddisfazioni che questa istituzione mi ha dato e di continuarle ad avere nella vita. Non considero necessariamente una unica soddisfazione quella di arrivare al vertice di una istituzione. Certo. Certamente farebbe piacere a chiunque, credo, compreso a me, però credo che la cosa importante è vivere bene la propria vita secondo i propri valori di riferimento, con coerenza, e cercare di dare il meglio di sé. Poi ci sono momenti più belli, momenti più brutti, ma questo fa parte della vita. E certo, questo è un essere umano. I momenti brutti a volte danno anche un senso a quelli belli, perché se non ci fossero quelli brutti la vita sarebbe... Io preferisco saltarli, quelli brutti. Comunque... Non si può, bisogna viverli, a volte anche con grande pathos, però... danno un senso poi ai momenti belli della vita. Che comunque sono... l'augurio che le ho fatto io era dettato dalla grande stima che io ho per lei, e vedo questa grande passione che lei ha. Ma perché non è solo mia, è di tutti i carabinieri. È proprio carabinieri. Veramente, quando parla dei carabinieri, parla come se fossero figli. E quindi Cosa... Lei mi vuole bene, non seguitela. Lei mi vuole bene, non fa testo. In realtà... Io rappresento qui solo come legione 8.000 e passa carabinieri, che sono la vera forza qui sul territorio della Campania. Un'istituzione storica. Se considero anche tutti i reparti speciali che sono in Campania, siamo quasi 11.000 e oltre carabinieri al servizio di questa meravigliosa regione. Veramente. E io non sono che una espressione di questi, ma sapesse quanta gente straordinaria lei... se conoscesse di persona, porterebbe al mio posto qui, perché troverebbe molto più interessante, molto più motivata, molto più passionale di me, del comandante della legione. Io fino adesso non dei ne ho carabinieri, dei carabinieri, le assicuro, meravigliosi, che magari hanno meno magari disinvoltura a parlare davanti a una telecamera con un giornalista, perché il dialogo però è la prima cosa, mi creda, la passione, la genuinità dei sentimenti, il sacrificio di ogni giorno, oscuro spesso, quindi non remunerato anche da una soddisfazione personale, e tanto, no? E poi ha fatto grande questa istituzione nei secoli. Sono questi ragazzi meravigliosi, umili, semplici, che ogni giorno cercano di portare un messaggio positivo e cercano di fare il meglio per le comunità di riferimento. Io proprio ieri sono stato in una stazione, diciamo di frontiera, che è la stazione di Qualiano, per noi la stazione Carabinieri, è un territorio difficile. Ho trovato ragazzi straordinari, un bravo comandante di stazione, e insomma non è facile fare servizio a Qualiano, a Villaricca. Sono zone difficili. Acerra, voglio dire, sono zone difficili, ma come sono difficili tutte le zone se uno fa questo lavoro, come diceva lei, con passione, perché poi... l'attenzione deve essere massima anche in quei centri magari apparentemente più tranquilli, però dove bisogna garantire questa tranquillità, dove bisogna dare risposte a un bisogno di sicurezza della gente, a prescindere che poi ci si trovi a Villaricca, a Qualiano, oppure nell'entroterra cilentano piuttosto che beneventano. Ecco. Certo. Ogni comunità ha le sue esigenze di sicurezza, l'arma che è presente, questa è una sua peculiarità per rapporto ad altre organizzazioni simili, quella di essere presente quasi in tutti i comuni della nostra, in moltissimi comuni della nostra Italia, e ecco, ne abbiamo spesso la responsabilità da soli, e quindi i nostri comandanti di stazione, il nostro personale delle stazioni è l'avamposto di legalità quasi ovunque in Italia. Certo. Per questo poi la gente, il comandante ci vuole di stazione bene. È quello che vive proprio di più col cittadino, sì. Che si confida, il cittadino si confida. Sì. Speriamo di mantenerlo il più possibile, diciamo per sempre, questa caratteristica di vicinanza, di non perdere, ecco, questa vicinanza, questo contatto
con la gente, ripeto, con tutti, ma in particolare con chi ha più bisogno. E certo, allora io la ringrazio per avermi concesso l'intervista, dell'onore che mi ha dato. È la terza volta. Un piacerissimo. Per me lei è un generale. No, grazie a lei. Guardi, soprattutto a chi ci ascolta. È una cosa affettuosa che gli dico. È una cosa, quando io dico che una cosa è bella, dico che ha i fiocchi. Lei è un generale con i fiocchi. Va bene, grazie. Va bene, la ringrazio. È l'arma dei carabinieri che è un'istituzione, mi faccia usare questo termine, certo, con i fiocchi. È vero, è vero. È vero. A voi buona serata. Buonasera a tutti. We'll be right back.